Se guardi questo video è perché non ci sono più. Ma non tormentarti, non ossessionarti. Vai avanti. Allora come sta? Una buona giornata è quando non vado in giro con la voglia di sparare al primo che passa e poi puntare la pistola su me stesso. Male, quindi. Ho pensato di lasciarti delle istruzioni per la vita senza di me. Sei adorabile, anche se non sai vivere da solo. Fai attività. Sono tutti d'accordo che non faccia bene essere obesi, pigri, lamentosi e apatici. Pedofilo! Eh? Pedofilo! Non sono un pedofilo, ma se lo fossi tu saresti al sicuro, grassone lentiginoso. So quanto ti arrabbi quando le cose non vanno come vuoi, ma hai un cuore buono. Non puoi nasconderlo, sei un bravo uomo. Lei è Sandy. Spetta a te fare gli onori di casa. L'umanità è una piaga. Siamo disgustosi, parassiti. Il mondo sarebbe migliore senza di noi. È questo che... intendevi? No. Dov'è Lisa? È morta, papà. Ricordi? Vieni con Lisa. Porca puttana. Non puoi andartene in giro a fare il maleducato. Invece sì. I cani devono stare al guinzaglio. Oh, certo. Mi scusi, grazie. Come dici? No, non è uno stronzo grasso, peloso e ficcanaso. Le chiedo scusa. È disgustoso. Dico e faccio ciò che cazzo voglio e poi, quando non mi va più, posso sempre uccidermi. È come un superpotere. Il peggior supereroe che conosco. Buttati nel lavoro, è capitato a molti altri giornalisti. Stampiamo un giornale locale gratuito che non interessa a nessuno. Non è vero. Ho visto persone sole, persone morire, persone malate, ma non ho mai conosciuto una persona più triste di lui. Ho una notizia da prima pagina. Ondette di Freddie Mercury. Ah, che schifo. Brian, il giornale non è per tutti. Non tutti hanno fatto il dito a Jackie Collins. Tu sì? No. Ciao. Ok. Ci vediamo.